In Australia hai, cioè, non so se l'hai rincontrata, c'era Serena Williams, che l'hai mandata in depre, lo sai? Cioè, l'hai mandata in depre piena, da quando l'hai battuta, bam! Che io poi la conosco bene, lei era sempre solare, così. Sì, sì. E da quella volta lì basta, una maschera di depressione. Sì, l'ho rincontrata. Come va? Cioè, ti saluta l'accusa? No? No, non ci credo. No, allora, ti racconto la scena, ok? Io ero Australia. In Australia, okay. Melbourne, i tornei prima non l'avevo vista perché non era, c'eravamo. Era in depre, si doveva ancora riprendere. Allora ero seduta al ristorante di Melbourne che mangiavo. Quindi fa conto, io già sono bassa, seduta. Sì, a un certo punto è passata lei e io ho tirato su lo sguardo e ho detto... Picchia, mi sono un attimo intesita, ti devo dire la verità. Ho detto, adesso mi meno, da un destro così. Però non ha, è spassata, ma secondo me neanche mi aveva riconosciuto. Sì. E io, va bene, ok. Poi è andata a prendere a mangiare, tornava, e io ero un attimo che dicevo, oddio. Adesso è... Allora ha tirato sullo sguardo e ho detto, ciao, perché sì, l'educazione. E lei ha accennato questo mezzo sorrisino... Ma secondo me... Killer. Ma praticamente ho detto, ok, mi odia ancora. Mi odia. Sicuro. Secondo me sì, io pensavo sì. Chi sono quelle con cui vai più d'accordo tra le straniere? Non so, quelle che ti fa piacere avere nel maglietto di fianco? Serena Williams. Numero uno. Numero uno. Numero uno. Discussa. Sì. Cioè, no, ma sono un po', vabbè, top. È difficile anche farci un discorso, secondo sì. me. Cioè, a stento salutano, quindi figurati se ci puoi dire qualcosa. E per il resto con le altre è un po' tutto... Però cioè top, tu fai parte di questo top, ma sei percepita come un outsider? Cioè, no, sei top, io ti parlo di Williams, Sharapova, Azarenka. Ok. Sono stata in questo spogliatoio più di un'oretta. Sì. Ok? Relax. Sì. Quello che c'era in questo spogliatoio era... Allora, gente che si truccava. Cioè, uno dice, vai a giocare a tennis e ti trucchi. Come okay. quelli che vanno in spiaggia con i tacchi. Cioè, anche tu che tu... Ma veramente, cioè, si capisce. Gente che si faceva i selfie. Sì, molto con le facce un po' così. Sì. Ok. Gente che andava nuda in doccia. Cioè, un asciugamano te lo potevi mettere. Cioè, non è che... Ah, no, infatti dice, beh, nudino anche io, tendenzialmente. Ho capito, ma dall'armadietto. Cioè, no, il percorso. Sì. Gente con il cellulare in mano che andava in doccia. Voglio capire, credimi, non lo so che cos'è, ok. Perché adesso sono quelli waterproof, no? Fanno vabbè. Poi c'è gente che si mette, nella vaschetta l'acqua fredda, sì, sai? Sì, fare ghiaccio, caldo. Ok, vabbè, ci sta. Poi che cos'ha? Cioè, io vedo... È un girone dell'inferno, cioè, lì era un circo.